Ciao, eccoci finalmente giunti alla settimana di Halloween. Il video di oggi avrà un ospite speciale, perché in collaborazione con Penny, del canale Pennypedia. Se vi piace la storia e non la conoscete, iscrivetevi al suo canale. Troverete molti video storici, stracolmi di particolari, e in quello di oggi troverete anche me. Ogni angolo di Parigi nasconde una propria storia particolare e non sempre romantica, come siamo abituati a pensare. Vi sono misteri e leggende legate invece all'affascinante mondo dell'occulto. Fra il Museo del Louvre e Place de la Concorde, oggi possiamo ammirare il meraviglioso Giardino delle Tuileries, un famoso luogo visitato da molti turisti che deve la sua notorietà alle sue favolose attrazioni e alla sua splendida ruota panoramica. Il giardino evoca il ricordo di una reggia quasi dimenticata, che non esiste più. Anticamente, nel 500, all'interno del giardino sorgeva un sontuoso palazzo, voluto dalla regina Caterina de' Medici, moglie del re di Francia, Enrico II. La sovrana di Francia aveva intenzione di costruire un nuovo palazzo reale, proprio dove ora si trova il giardino. All'epoca, su quel suolo, si trovavano dei capannoni di una vecchia fabbrica di tegole, un mattatoio e diverse abitazioni limitrofe. Per far posto alla nuova reggia, Caterina de' Medici ne avrebbe ordinato la distruzione e nel 1564 cominciarono i lavori di costruzione. Legata a questo vecchio palazzo vi è un'antica leggenda, oggi in parte dimenticata, quella dell'uomo rosso delle Tuileries. Nel mattatoio lavorava un macellaio chiamato Giovanni lo Scorticatore, nome fittizio attribuitogli dalla tradizione. L'uomo si rifiutò di sottostare al decreto reale e di abbandonare i grandi casermoni in cui lavorava e oltretutto sembrava essere un personaggio scomodo alla regina per via dei tanti segreti di corte di cui era venuto a conoscenza. La regina quindi ne ordinò la morte e affidò il compito a un cavaliere chiamato Neuville. Questi, una notte, ferì a morte il macellaio, trafiggendolo con una spada. Lui cadde a terra, in un lago di sangue, dicendo: «Siate maledetti, tu e i tuoi padroni. Io ritornerò». Nei giorni seguenti, sia il cavaliere che l'astrologo di Caterina, Cosimo Ruggeri, ebbero visioni di un fantasma che assumeva le sembianze di un uomo rosso, avvolto da una nebbia rossa, come il suo sangue. Ed erano certi che si trattasse proprio del fantasma di Giovanni lo Scorticatore, in cerca di vendetta nei confronti di Caterina. Il cavaliere cominciò a sentirsi seguito da una strana presenza ogni volta che si trovava nel palazzo. L'uomo in rosso apparve in sogno a Cosimo Ruggeri. Quest'ultimo disse che il fantasma gli aveva preannunciato l'allontanamento della regina dal palazzo e la morte vicino Saint-Germain. Caterina continuò a vivere nel palazzo, ma un giorno il fantasma apparve anche davanti ai suoi occhi e fu pronto a ripetere la stessa profezia. La regina aveva pensato che si riferisse a un paese non lontano da Parigi o a una delle chiese dedicate a Saint-Germain, proprio a Parigi. Così andò a vivere nel castello di Blois e evitò di frequentare questi luoghi per sfuggire alla vendetta del macellaio. Tuttavia, non sfuggì comunque alla profezia, poiché il sacerdote che le concesse l'estrema unzione poco prima della morte si chiamava Julien de Saint-Germain. Si dice che il fantasma non perseguitò soltanto Caterina de Medici, ma apparve anche ad alcuni successivi sovrani, abitanti del palazzo, per preannunciare orrore e sventura. Tra i casi più celebri, si dice che sia apparso nel 1610 a Enrico IV, prima che venisse ucciso. E nel 1715, prima della morte di Luigi XIV, il Re Sole. Nel 1792 apparve alla regina Maria Antonietta, mentre si trovava nella sua stanza, poco prima della caduta della monarchia e proprio l'anno prima della sua morte. Nel 1815 apparve a Napoleone Bonaparte, qualche settimana prima della battaglia di Waterloo, che causò la sua sconfitta e l'esilio. Nel 1824 apparve a Luigi XVIII e a suo fratello, il conte d'Artois, pochi giorni prima della morte del primo. L'ultima apparizione di questo fantasma risale al 23 maggio 1871,
quando il palazzo, che rappresentava il simbolo del potere monarchico, venne incendiato. Il fuoco distrusse quasi totalmente l'edificio, ma alcuni testimoni affermarono di aver visto la sagoma di un uomo, rosso, mentre scompariva, avvolta tra le fiamme, trovando finalmente la pace e la sua vendetta, poiché il palazzo che aveva causato la sua morte era finalmente andato distrutto e venne poi definitivamente abbattuto nel 1883. Vero o falsa che sia, questa leggenda è sopravvissuta a secoli di storia. Viene da chiedersi se, ora che il palazzo non c'è più, il fantasma abbia finalmente trovato pace o se sia ancora possibile imbattersi nella sua macabra presenza. I principi nella torre. La Torre di Londra fu tristemente luogo di diverse esecuzioni, la maggior parte prigionieri processati e condannati a morte, ma un paio di loro vi perirono in circostanze misteriose. Due bambini, due principi, ricordati proprio come i principi nella torre. Ci troviamo nell'affascinante periodo conosciuto come la Guerra delle Due Rose, negli anni che videro alternarsi sul trono d'Inghilterra Enrico VI per la fazione dei Lancaster ed Edoardo IV per quella degli York. I due fratelli protagonisti della nostra storia, Edoardo e Riccardo, nati rispettivamente nel 1470 e nel 1473, erano due dei 10 figli di quest'ultimo e di sua moglie, Elisabetta Woodville. Erano anni tumultuosi, dove i combattimenti in battaglia si alternavano a trame di potere e tradimenti. A partire dal 1471, Edoardo IV sedeva stabilmente sul trono inglese, dal quale regnò fino all'aprile del 1483, quando morì, forse per polmonite, a 41 anni. Gli succedette il suo figlio maschio primogenito con il nome di Edoardo V, ma il bambino aveva solamente 12 anni e per lui fu istituito un consiglio di reggenza con a capo suo zio, fratello del defunto re Riccardo, duca di Gloucester, che da quel momento in poi assunse il titolo di Lord Protettore d'Inghilterra. Riccardo è una figura controversa su cui aleggia una luce ambigua. Alla morte del padre, il giovane Edoardo si trovava in un castello nel Galles e la madre, con i suoi ambiziosi fratelli, si mosse per scortare il figlio da lei a Londra nel più breve tempo possibile. Riccardo temeva che con il giovane nipote sul trono il potere dei Woodville avrebbe potuto aumentare fino ad estrometterlo. Per questo motivo intercettò il corteo che si dirigeva verso la capitale, prese in consegna il nipote e fece arrestare i congiunti di Elisabetta, ordinando la loro esecuzione. La regina vedova a questo punto cercò asilo con gli altri figli presso l'abbazia di Westminster, invocando l'inviolabilità del luogo sacro. Nel frattempo, il giovane Edoardo V era alloggiato alla Torre di Londra, a quei tempi usata anche come residenza reale, in attesa della sua investitura ufficiale. Secondo un'antica tradizione, infatti, il giorno dell'incoronazione una lunga processione partiva dalla torre fino a raggiungere l'abbazia di Westminster. A lui si aggiunse poco dopo anche il fratello minore Riccardo, duca di York. Ma mentre attendevano la fine dei preparativi, con un atto del Parlamento, il Titulus Regius, venne rivelato che il precedente sovrano, Edoardo IV, aveva contratto segretamente matrimonio con Lady Eleanor Talbot, rendendo di fatto nulle le successive nozze con Elisabetta Woodville. Con questo pretesto, i figli della coppia vennero dichiarati illegittimi ed a ereditare la corona sarà proprio il loro zio, Riccardo di Gloucester, che venne incoronato come Riccardo III il 3 luglio del 1483. Da allora, i due principi furono trasferiti negli appartamenti più interni della torre e visti sempre più raramente fino a scomparire. L'ultimo loro avvistamento risale all'autunno dello stesso anno mentre giocavano nel giardino. Il loro destino rimane sconosciuto, ma la teoria più accreditata è che siano stati assassinati per ordine dello stesso zio. Un esercito di ribelli si era infatti sollevato contro il sovrano usurpatore
e i due ragazzini rappresentavano la più grande minaccia alla sua rivendicazione al trono. Che siano stati uccisi o siano morti per cause naturali probabilmente non lo sapremo mai, ma nel 1674, durante i lavori di ampliamento della torre, due piccoli scheletri vennero rinvenuti in una scatola di legno ed identificati come quelli dei due fratelli scomparsi. L'allora sovrano d'Inghilterra, Carlo II, ne validò i resti e li fece tumulare con tutti gli onori nell'abbazia di Westminster. Ma se le loro spoglie mortali trovarono finalmente pace, le loro anime vagano ancora inquiete all'interno della torre. Due ragazzini spauriti, vestiti in camicia da notte, sono spesso stati avvistati, aggrappati l'uno all'altro e a volte sentiti singhiozzare. Altri testimoni che si trovarono a passeggiare fuori dalla torre durante gli orari di chiusura riferirono di risate di bambini provenienti dai giardini oltre le alte mura. Il 10 agosto del 1901, Anne Moberly ed Eleanor Jourdain furono le protagoniste di una presunta esperienza sovrannaturale. Il loro macabro racconto, che venne poi riportato in un libro chiamato Un'avventura, fece scalpore e fu oggetto di opinioni contrastanti per moltissimo tempo, rappresentando una delle storie di fantasmi più famose di inizio Novecento. Le due erano donne colte, provenienti da famiglie con una buona reputazione. Anne era la direttrice del collegio femminile dell'Università di Oxford ed Eleanor mirava a diventarne l'assistente. In veste di turiste fecero visita alla maestosa reggia di Versailles. La reggia nacque per volere di Luigi XIV, il Re Sole, per allontanarsi dalla capitale e dai suoi cittadini. Le due decisero di cominciare esplorando il Grand Trianon, dove una volta abitava l'amante di Luigi XIV, Madame de Montespan. Poi si incamminarono verso il Petit Trianon, fatto erigere anche questo per un amante, quella di Luigi XV, Madame de Pompadour. Ma è più associato alla figura di Maria Antonietta, regina di Francia, consorte di Luigi XVI. La loro mappa di Versailles indicava una strada ben precisa, dritta di fronte a loro. Ma le due optarono per un sentiero secondario, più pittoresco, e in breve si ritrovarono vicino a quelle che sembravano alcune fattorie abbandonate. Anne, però, notò una donna che scuoteva un panno bianco da una finestra. Eleanor notò invece una vecchia fattoria deserta, fuori dalla quale c'era un vecchio aratro. Cominciarono a temere di essersi perdute, e uno stato di profonda angoscia le invase. Anne si chiese per quale motivo la sua amica, che parlava correttamente il francese, non chiese indicazioni alla donna che poco prima aveva visto alla finestra. Vagando nei grandi spazi aperti di Versailles, superarono una piccola casa colonica, quando incrociarono sul loro cammino due uomini che indossavano una lunga veste grigio e verde e un cappello a tre punte. Chiesero proprio a loro la strada per il Petit Trianon e questi gli indicarono un sentiero da seguire. Ma la sensazione provata dalle due donne avvicinandosi a queste figure venne successivamente descritta come di angoscia pura. Eleanor vide una sorta di capanna con una donna che porgeva una brocca a una ragazza sulla soglia. Anne non vide la capanna, ma si ricordò di aver sentito l'atmosfera cambiare e infatti poi scrisse: «Tutto sembrava improvvisamente naturale, quasi sgradevole. Anche gli alberi sembravano diventare piatti e senza vita, come il legno lavorato negli arazzi. Non c'erano effetti di luce e ombra, e nessun vento agitava gli alberi». Seguendo le indicazioni, giunsero a una sorta di gazebo, all'ombra di alcuni alberi. In piedi, al centro del gazebo, le fissava un uomo, dall'espressione maligna e ripugnante, che indossava un mantello e un grande cappello. Quando l'uomo si girò lentamente, Eleanor notò bene il suo viso, che sembrava segnato dal vaiolo. Improvvisamente, un gentiluomo di alta statura corse in fretta verso di loro e velocemente esclamò: «Non dovete andare da quella parte, è di qua, cercate di qua!» Eleanor, che parlava bene il francese, notò che il giovane aveva un accento strano.
senza ricambiare le occhiatacce dell'uomo sotto il gazebo, fecero marcia indietro, proseguendo lungo la strada indicata. Le due inglesi oltrepassarono un ponticello di fianco a una cascata e si trovarono in fretta nel giardino di fronte al Petit Trianon. Seduta su uno sgabello c'era una donna che disegnava. Indossava abiti antichi, una sciarpa verde sbiadita al collo e un cappello bianco in testa. Quando le due inglesi le passarono vicino, la donna sollevò lo sguardo dal disegno, mostrando il viso, e in quel momento la strana angoscia che si era presentata poco prima divenne ancora più acuta. Dall'edificio uscì un uomo, che aprì e richiuse rapidamente la porta. Era un valletto che stava servendo da bere alla signora, e quando le vide, disse loro che l'ingresso al Petit Trianon era sul retro. Appena entrate, scoprirono che si stava tenendo una festa. Abbastanza confuse e spaventate, decisero di abbandonare il luogo e fare ritorno al proprio albergo. Quando le donne poi parlarono di quella strana giornata, nel confronto vennero a galla delle incongruenze. A quanto pare, alcune delle persone viste da una non erano state viste dall'altra. Anne non aveva visto le due donne sulla soglia della capanna, ed Eleanor non aveva visto la donna che scuoteva il panno o quella che disegnava, anche se aveva avvertito una strana sensazione. E quando le passarono accanto, scansò la sua gonna. Facendo ricerche sulla storia di Versailles, le due donne scoprirono che la loro visita alla reggia cadde esattamente nel giorno dell'anniversario in cui Maria Antonietta e Luigi XVI assistettero al massacro di Tuileries avvenuto al Palazzo Reale di Parigi, in cui, sotto i loro occhi, vennero uccise le guardie svizzere reali. Come se non bastasse, spulciando fra i ritratti e i documenti relativi ad oltre 100 anni prima, si imbatterono nel dipinto raffigurante una donna tale e quale a quella incontrata al Petit Trianon. Era la regina Maria Antonietta, che proprio in quel punto aveva saputo della gogna pubblica che l'attendeva di lì a poco. Videro un aratro presente a Versailles nel 1789 e un piccolo ponte che esisteva in quel periodo, ma che nel 1901 era già stato smantellato. E la porta da cui era uscito il cameriere era stata murata da molto tempo. I due uomini incontrati sembravano le guardie svizzere di Maria Antonietta, mentre l'uomo, con l'espressione maligna, richiamava alla mente il conte di Vaudreuil, amico della regina, con la fama di anima nera. Alcuni credettero alla storia delle due donne, altri le criticarono. Anne ed Eleanor hanno davvero visto il fantasma di Maria Antonietta, oppure, come dicono altri, hanno attraversato un portale temporale che le ha catapultate nel XVIII secolo?